No, io con tutta la, diciamo, la prudenza del caso, perché nell'ambito di una fase emendativa della manovra finanziaria può sempre succedere qualche imprevisto, però anche dopo essermi confrontato con i colleghi al governo e con il vice ministro all'economia Maurizio Leo, credo di potermi dire che non dovrebbero esserci sorprese. E quindi il tema viene rinviato sicuramente al prossimo anno, e nel quale noi crediamo che ci possa cominciare un percorso che riguardi da una parte la riforma del gioco, questa riforma normativa che, come ne abbiamo parlato spesso, dovrebbe garantire una maggiore uniformità in tutte le regioni italiane. E dall'altra parte c'è il grande tema che conoscete meglio di me, delle concessioni, dei rinnovi, dei bandi. Quindi saranno due grandi temi che verranno affrontati, io credo, nell'arco dei prossimi mesi del 2023. Per quanto riguarda invece la manovra di bilancio, abbiamo scongiurato ulteriori aumenti del Preu, ulteriori aumenti della tassazione, che parlo in questo caso a titolo personale, come ben sapete, ho sempre ritenuto assolutamente inaccettabili, ma non tanto e non solo perché io mi sto rivolgendo ora a una platea di imprenditori del mondo del gioco, ma perché ritengo che qualunque intervento in senso contrario sarebbe un favore al gioco illegale, sarebbe un favore alla criminalità e certamente noi non vogliamo questo. Quindi